Finisce in parità e senza reti la sfida tra Racing Fondi e Lecce, valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C. Finisce con un risultato giusto per le palle gol viste da una parte e dall'altra. Il pareggio è il risultato giusto. A fine primo tempo il Racing Fondi pericoloso in due occasioni, con Corvia prima che ha sfiorato il gol dell'ex sciupando una ghiottissima palla gol, e con Attessi e con una gran parata di Perucchini, l'estremo difensore del Lecce. E poi nel secondo tempo Di Piazza ha restituito il favore a Corvia. Nel primo tempo a tu per tu con Elezai si è fatto ipnotizzare dal portiere italo-albanese del Racing Fondi, e poi il palo ha fermato Zonev a metà secondo tempo. Quindi si sono equivalse alla fine le due squadre, un Lecce che in anella è il tredicesimo risultato utile consecutivo, il dodicesimo della gestione Liverani, che fino a questo momento ha perso per strada solo 6 punti. In pratica, prima di questa partita ne aveva persi solo 4, pensate, in 12 partite, quindi in 36, con 36 punti disponibili, 32 erano stati racimolati dalla squadra di Liverani prima di questa partita. Adesso 33 su 39 è comunque un dato altissimo, che testimonia poi il primo posto in classifica dei giallorossi, dei salentini. Per il Racing Fondi arriva il settimo risultato utile consecutivo, 4 pareggi e 3 vittorie. Adesso il Lecce riposerà. Dovrà scontare tra virgolette il turno di riposo, perché in pratica siamo come al solito con 19 squadre, una squadra per turno riposa. Invece il Racing Fondi farà visita al Catanzaro per poi tornare in casa fra 2 settimane contro l'Akragas, due partite fondamentali per allungare il buon momento, la buona striscia positiva, e inanellare altri punti fondamentali per raggiungere l'obiettivo della salvezza.